Ciao ragazzi, eccoci qua, bentornati. Allora, vi abbasso un po' il volume. Oggi non faremo giocate perché tanto i primi due giorni sono un po' di fuoco, quindi sì, mi ci metto io, ma così for fun. E niente, questo come al solito a fine mese, a inizio stagione, volevo parlarvi delle mie considerazioni del meta e dei vari mazzi che abbiamo visto e che abbiamo creato. Allora, che dirvi ragazzi? Io ho notato un po' un abbassamento di una modifica del meta questo mese, dove se nel quello precedente la faceva da padrone il Face Hunter e il Mech Mage, in questo l'ha fatta da padrone il Face Hunter. Il Mech Mage con una modifica però, perché io ho notato molti Mech Mage ultimamente impostati diversamente, cioè senza segreti, con due portali e con due elementari del ghiaccio. Non so se anche voi l'avete visti, ma io ne ho incontrati parecchi di Mech Mage senza segreti, con questa modifica sulle carte. E poi, che tutto sommato non è male, perché comunque sia, diciamo che l'immagine speculare ha senso quando magari giochi contro un druido, ad esempio, perché il druido mette in campo sempre creature molto pesanti. Però quando vai a giocare contro un altro agro, l'entità speculare, il segreto che copia la creatura, non ha molto senso. Però è vero che invece il portale ti fa diventare il mazzo ancora più agro di quello che è già, perché magari se ti dà delle creature piccole le metti in campo a zero, oppure te lo fa diventare con delle sorprese anche molto potresti anche mettere in campo creature molto molto fastidiose. Piccola premessa. Allora, ho incontrato molti di questi Mech Mage un po' modificati. Il Face Hunter l'ha fatta la padrone, anche il Face Hunter, però ho incontrato anche molti Hunter Midrange, quelli che usano la combo savanna, la combo con la savanna e poi mettono provocazione alle bestie. Anche qui ne ho iniziati a vedere parecchi. Devo dire che ho visto molti meno druidi di quelli che avevo visto in passato. Per druidi intendo i super combo, quelli con i cosiddetti ramp, ok? Di quelli ne ho visti pochi. Invece ho visto qualche druido con Kel'Thuzad, i Super Taunt, qualche druido Super Taunt. E poi il meta dopo molto è stato comunque un meta abbastanza simile comunque alla stagione scorsa. I paladini l'hanno fatta per la maggiore, come al solito. Paladino, ho iniziato a incontrare dei sacerdoti con i Doomguard in inglese, vabbè. Quel taunt 2-8 che quando muore mette in campo una creatura dell'avversario. Ne ho incontrati parecchi di quelli, perché dopo tendono a dargli velen, tendono a potenziarli, sono abbastanza rognosetti, soprattutto se li pescano all'inizio, perché quelli mi sembra costano 3, se non sbaglio, 3 di mana, sì, no, ma comunque. E ho incontrato questi tipi di preti. Sciamani midrange non ne ho incontrati molto, però sono molto efficaci. Ho notato che l'ho giocato anch'io, lo sciamano midrange, sa far male quando serve ed è valido. A me piace molto giocarlo, infatti penso che proverò dal rank, sicuramente dal rank 12 in poi, a giocare il midrange, lo sciamano midrange. Anche perché va detto che tanto fino al prossimo mese il meta non credo che cambierà tantissimo, perché Black Rock si aprirà una volta alla settimana, quindi, e poi la prima settimana ho visto che non sono le carte proprio le migliori che possono entrare, quindi ce n'è ancora di tempo per avere paura dei mazzi costruiti con Black Rock Mountain, ecco. E poi ho provato a giocare Landlock che gioca con Lento, con la combo con Log Goblin. Devo dire che è molto efficace.
L'unico problema di quel mazzo è che ha poche spell. Avendo poche spell, rischi di andare. Bisognerebbe magari rivederlo un attimo. Magari crearne uno col doppio, con la doppia spell, quindi con doppia spazzata, quella da 3 danni a tutti, e con doppio ombro fuoco. Potrebbe forse essere più efficace. Significherebbe però rinunciare a 2 carte. Ha 2 carte da mandare in combo con gli Hobgoblin, sostanzialmente. Bisognerà un attimo vedere per quello. Poi abbiamo visto. Ah, ho visto moltissimi maghi midranger che stanno prendendo piede. Io non so, non vorrei dire una stupidaggine, ma non so se li chiamano i Tempo Mage. Ok? Non vorrei dire una stupidaggine. Sostanzialmente sono quei maghi che hanno 4 segreti. Due, solitamente hanno 2 entità speculari e 2 controincantesimi. Giocano anche due maghe del Kirin Tor e 2 scienziati pazzi, chiaramente. I 2 draghetti. Poi ne ho visti alcuni che giocano anche la novizia, quella che cala il costo delle magie. Poi vabbè, giocano gli Sputafango, doppia palla di fuoco, doppio dardo di gelo, e anche quelli non sono male. Che poi una versione. Poi la versione che ho giocato io dal rank 7 al rank 5, sostanzialmente. E devo ammettere che come giocata non era affatto male. Non era affatto male. E beh, poi dopo il meta, come vi dicevo, il mese scorso è stato abbastanza piattino. Perché il meta è sempre lì, nel senso si andava a parare sempre lì. I giochi control non sono stati tenuti per la maggiore, perché purtroppo l'agro con le carte attuali, GVG, in combo con Naxxramas, danno una grossa, grossa, grossa forza a questi mazzi agro. Devo ammettere che il control mi ha iniziato a girare bene dal rank 5 in poi, soprattutto molto bene con il paladino midrange che vi ho fatto qualche giorno fa. E poi, perché dopo ho costruito tra lo sciamano midrange, landlock con Hobgoblin e l'ultimo paladino control. Quelli facevano molto male. Ho visto che quelli riuscivano a reggere molto bene, soprattutto perché ormai eravamo arrivati a livelli di classifica molto alti, che giocano tendono a giocare sempre control. È difficile trovare gli agro a quei livelli. E niente, ragazzi, diciamo che siamo rimasti soddisfatti perché alla fine siamo arrivati al 2, tenendo conto del poco tempo che ho a disposizione e comunque il preparare i mazzi per mostrarvi nel canale i vostri mazzi, gestire la rubrica Element e tutto porta via un po' di tempo che non mi permette di giocare a magari di fare quelle partite di fila che magari mi permettono di fare dei rank maggiori. Poi abbiamo avuto un po' di problemi a metà mese perché siamo stati un po' troppo bloccati tra rank 10 e rank 7. Siamo stati un po' troppo bloccati, oscillavamo sempre e quindi abbiamo perso quella settimana che magari ci avrebbe potuto permettere di arrivare a leggenda. E beh, per il resto niente, ragazzi. Ho visto, infatti vi annuncio che ora farò anche il video per la rubrica Element dove presenterò le ultime carte di Blackrock Mountain. Penso che lo farò anche sul canale questo proprio avanti, quando saranno tutti insieme, vi farò uno speciale con tutte le carte. Ah, vi invito a seguire la rubrica Element perché lì credo sì, lì farò i tutorial per l'avventura, per i mazzi da giocare nell'avventura in modalità normale, in modalità eroica. E speriamo il prossimo mese di iniziare a costruirci qualche bel mazzetto con la nuova espansione che promette molto bene, ragazzi, perché le carte sono una bomba, permettono dei giochi control molto interessanti. E poi vediamo come si evolve il meta, chiaramente. Ed è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace. Se avete delle considerazioni da fare sul meta passato, o consigli da darmi, o solo delle domande, mettetele sotto al commento del video. Ah, ragazzi,
vi invito a non mandarmi messaggi privati su YouTube. Perché? Vi spiego. Semplicemente perché YouTube è un po' un casino su questa cosa. Perché i messaggi privati mi arriva la notifica via mail, ma non me li fa visualizzare tra le notifiche. Ok, ragazzi? Quindi o devo vedere la mail specifica oppure devo farmi un giro. Però lì lo faccio ogni tanto, ma sono più lento a rispondere proprio perché mi è meno immediata la risposta. Quindi vi invito, se avete delle domande da fare o comunque commenti, non fatemeli nel canale privato, ma fatemeli sotto nei commenti dei video, perché lì mi arriva la notifica con Google Plus, mi arriva tutto il necessario per potervi rispondere al volo. Altrimenti mi diventa un po' difficile gestire le due modalità, che poi non capisco perché YouTube semplicemente anche da Google Più mi arrivasse un messaggio privato su YouTube e non si può benissimo visualizzare le notifiche e rispondere alle notifiche. Però vabbè. E un'altra cosa bestiale è che mi arrivano i commenti nei video, mi si visualizzano sulle notifiche di Google Più. E quando vado ad aprirle, però, per potervi rispondere, devo entrare nel video e andare giù al video e, cioè, è proprio un meccanismo contortissimo. Vabbè, comunque, è così e ce lo teniamo. E niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto, appunto, mettete mi piace. Se mi aiutate a crescere come canale, ve ne sono grato. E per aiutarmi a crescere, dovete gentilmente condividere il video. Più lo condividete, più si dirama nella rete e quindi più ottengo iscritti sostanzialmente, quindi mi fareste un grosso piacere. E niente, ragazzi, ci vediamo tra poco sul canale Element e poi ci vediamo domani all'inizio della nuova classificata. Va bene, ragazzi? Ciao a tutti!